Si moltiplicano i segnali di una stretta finale tra Lega e 5 Stelle per la formazione di un governo giallo-verde. Abbiate pazienza, dice Salvini, che ha cancellato i comizi in Lombardia ed è tornato a Roma per incontrare Di Maio. Anche la presidente di Fratelli d'Italia, Meloni, sospende gli impegni elettorali in Puglia. Sul tavolo della trattativa l'ultima proposta dei 5 Stelle, un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona nel governo, ma destinato ad un'altra casella. E per il Ministero dell'Economia si fa il nome di Pierluigi Ciocca, una vita in Banca d'Italia. Per verificare l'ipotesi della nascita di un governo politico, il capo dello Stato Mattarella ha concesso altro tempo, lasciando in stand-by Cottarelli e i suoi ministri pronti a scendere in campo se anche quest'ultimo tentativo tra Movimento 5 Stelle e Lega saltasse. Dalle 16.15 tutti i passi di questa trattativa nello speciale del nostro TG condotto da Enrico Mentana. I mercati più ottimisti sulla prospettiva di arrivare a chiudere la partita per il governo. La Borsa di Milano consolida il recupero e svetta in positivo sulle altre piazze europee. Anche lo spread, prima spia dell'incertezza politica, continua a scendere. In deciso recupero anche l'euro sul dollaro. Buone notizie dal mondo del lavoro. L'Istat fa sapere che ad aprile il numero degli occupati è cresciuto fino a toccare quota più 23 milioni e 200 mila. Si tratta del livello più alto dal 77. C'è però un rovescio della medaglia. A contribuire al record storico sono soprattutto i contratti a tempo determinato. Stabile la disoccupazione, ma cresce quella giovanile e a maggio accelera l'inflazione più 1,1%. Nervi tesi in Spagna, in corso in Parlamento il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dai socialisti contro il premier Rajoy, che potrebbe essere estromesso dalla guida del governo, e per il paese potrebbe aprirsi un periodo di instabilità che preoccupa i mercati. Arresti eccellenti a decine di perquisizioni in varie regioni d'Italia. L'operazione della Guardia di Finanza ha portato in carcere, con l'accusa di associazione a delinquere, il viceprefetto dell'Isola d'Elba, Giovanni Daveti, che avrebbe chiesto aiuto all'Andrangheta anche per evadere il fisco. In manetta è finito anche Giuseppe Belfiore, esponente di una cosca attiva in Piemonte, fratello del mandante dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque siamo di fronte ad una nuova giornata convulsa sul fronte politico. Il Movimento 5 Stelle e la Lega cercano in extremis di trovare un'intesa sulla lista dei ministri da sottoporre al capo dello Stato, a Sergio Mattarella. Ci colleghiamo subito con Stefano Ferrante, che si trova a Montecitorio. Buongiorno Stefano, quali sono le ultime notizie? Buongiorno, buongiorno. Qui alle mie spalle c'è il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, degli Uffici del Vicario, Gruppi Parlamentari della Camera, dove va in onda in questo momento, potremmo dire, il nuovo round di incontri tra Di Maio e Salvini. L'ultimo tentativo in extremis per cercare di varare un governo giallo-verde. Sul tavolo c'è soprattutto il grande rebus della lista dei ministri e il caso di Paolo Savona, il ministro che è diventato il casus belli, il motivo del braccio di ferro tra Quirinale e 5 Stelle e Lega, il precedente tentativo di qualche giorno fa, e che ora potrebbe spostarsi in un'altra casella dell'esecutivo o fare addirittura un passo indietro. Il Quirinale ha fatto sapere che guarda con attenzione la collocazione di Savona in un ministero meno sensibile dal punto di vista delle aspettative europee, quindi non al Ministero dell'Economia ma magari in un altro ministero. C'è chi parla degli esteri, chi dei rapporti con l'Europa, e si guarda anche alle intenzioni di Paolo Savona. C'è chi auspica un passo indietro, chi auspica una dichiarazione che sia distensiva in questo senso, un'ulteriore dichiarazione. Al momento queste dichiarazioni non ci sono. C'è la dichiarazione di un suo collaboratore, il professor Rinaldi, che dice lui non cerca poltrone, sono stati Di Maio e Salvini a cercarlo, come a dire la partita è politica, non riguarda Paolo Savona. A questo punto si discute di come far quadrare gli equilibri di governo, che cambierebbero se Savona si spostasse, addirittura non facesse parte della squadra. Equilibri che vanno ripristinati nella composizione e anche nello spacchettamento dei ministeri. Il ministero più delicato, quello dell'economia, si diceva
potrebbe andare a Ciocca, uomo Banca Italia di lunga esperienza, che garantirebbe anche le aspettative dei mercati. Ma è solo una delle voci che sono corse in questi giorni, tra smentite, in queste ore tra smentite e sussurri. Poi c'è la questione dell'assetto politico della maggioranza. Potrebbe entrare a farne parte anche Fratelli d'Italia, ma questa prospettiva, che la Lega non dispiacerebbe, non piace invece ai 5 Stelle, che fanno trapelare un certo malumore di fronte a questa ipotesi, che cambierebbe inevitabilmente gli equilibri politici nel governo. Non sarebbe più un governo a due, ma un governo a tre. Si è fatto anche il nome di Giorgia Meloni per il Ministero della Difesa o di Giorgio Crosetto, ma questa ipotesi sembra piuttosto remota al momento. Giorgia Meloni è riunita con i suoi a pochi metri nel palazzo di Montecitorio per fare il punto sulla situazione. Dai 5 Stelle trapela una disponibilità ad accettarne il sostegno esterno, ma non a farli entrare nell'esecutivo. Si teme che questo ridiscutere la base della maggioranza sia un altro tentativo di Salvini di alzare l'asticella per far partire il governo. Quasi c'è una diffidenza da parte dei 5 Stelle, che temono che Salvini possa cercare di far saltare questa possibilità. In stand-by c'è l'ipotesi Cottarelli. Cottarelli che ormai è da due giorni pronto con una soluzione alternativa, che è quella voluta dal Capo dello Stato come estrema ratio. Ma vediamo tutto nel servizio che ricostruisce le ultime ore e gli scenari di questa situazione. All'alba dell'88esimo giorno Matteo Salvini cancella ogni impegno, torna a Roma e dice: abbiate pazienza. Impegni cancellati anche per Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, mentre il professor Conte da Firenze è pronto con la valigia in mano. Dice Guido Crosetto: mi sono svegliato con una sensazione, quella che si uscirà dal cul-de-sac di questi giorni. Insomma, un'accelerazione c'è sul sentiero tracciato ieri dai 5 Stelle. Conte presidente del Consiglio, con Paolo Savona nel governo, ma non più all'economia. Mattarella ha concesso altro tempo per la verifica di questo governo politico, lasciando in stand-by a Montecitorio Cottarelli e i suoi ministri, pronti a scendere in campo se tutto si rompesse. Si attende la risposta di Matteo Salvini, quella risolutiva. Non impiccarsi su Savona, consiglia il fondatore della Lega Umberto Bossi, e dai 5 Stelle Giulia Grillo alza la voce: la Lega faccia capire se vuole governare oppure no. Al Quirinale arriva la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, incontro di 20 minuti col Presidente. Segue una lunga telefonata tra Mattarella e Roberto Fico, presidente della Camera. Poi parte la girandola di dichiarazioni. Dal PD Carlo Calenda parla di teatrino vergognoso, grazie agli apprendisti stregoni. Graziano Del Rio definisce la Lega un partito neofascista. Il reggente Martina offre il quadro di un paese da 90 giorni appeso agli egoismi di Salvini e Di Maio. Attendiamo il Quirinale, dice da Forza Italia Renato Brunetta, mentre la capogruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini, spiega come il problema di Di Maio non sia Savona, ma Alessandro Di Battista. Alle 10.50 le agenzie informano che Salvini e Di Maio lavorano per chiudere e presentare un accordo al Colle. Il problema è trovare un posto per Paolo Savona. Forse le politiche europee, per l'economista partito ieri per la Sardegna e che continua a rimanere in silenzio in attesa degli eventi. Poi si tratta di allargare la maggioranza ai Fratelli d'Italia, la difesa potrebbe così andare a Crosetto. Rimane il nodo dell'economia, al momento circolano due nomi, quello dell'ex vice direttore di Banca Italia, Pierluigi Ciocca, e quello di Giancarlo Giorgetti della Lega, il quale Giorgetti preferirebbe il sottosegretariato alla presidenza del Consiglio, che in ogni caso andrebbe in quota Lega. Nodi da sciogliere subito, entro la giornata, il Quirinale attende. Sì, pochi minuti fa è arrivata la smentita di Pierluigi Ciocca, che ha detto che l'ipotesi di un suo impegno al Ministero dell'Economia è priva di ogni fondamento, quindi è un nome che a questo punto esce dal rosa di nomi che circolano per il Ministero dell'Economia. Vedremo, vi aggiorneremo nei prossimi minuti se ci saranno novità ufficiali di vicario.
Grazie, grazie, buon lavoro Stefano Ferrante. E io vi ricordo che intorno alle 16.20 oggi, anche oggi, ci sarà lo speciale di Enrico Mentana per dar conto di questa giornata politica così importante. E poi vi parleremo tra pochissimo anche dei mercati, dello spread, di qual è la situazione attuale. Ma prima però parliamo di dati che contestualizzano il tutto su un piano più generale, dati più a lungo termine. Ce li fornisce oggi in particolare l'Istat, riguardano l'occupazione, l'Istituto di Statistica ci parla di una maggiore occupazione nel mese di aprile in Italia, che riporta tutti questi dati ai livelli della pre-crisi. Sappiamo insomma che tutta l'Eurozona è ritornata ad avere una maggiore crescita e si è ritrovata a quella situazione che c'era per fortuna prima della crisi. Però questi dati sull'occupazione per quanto riguarda l'Italia sono comunque molto delicati e vanno letti molto attentamente. La situazione generale dell'occupazione infatti resta molto grave, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ad aprile la disoccupazione generale è stabile, mentre è in crescita quella giovanile. Lo dice l'Istat, che ha scattato una foto sul mondo del lavoro con un particolare inedito, perché in primo piano c'è il numero degli occupati, che ha raggiunto il record storico di 23 milioni e 200 mila. L'Istat fa notare infatti che questo livello non era mai stato registrato prima, mai cioè dal 1977, inizio delle serie storiche. Un numero di occupati rilevante che supera di 23.000 unità il picco raggiunto nell'aprile del 2008, anno che verrà segnato negli annali della storia come la data d'inizio della più grande crisi economica del dopoguerra. Ma al di là dei numeri, nello stesso tempo l'Istat registra che è la composizione dell'occupazione ad essere cambiata. Ora si contano più donne e più anziani, mentre guardando alla natura dei rapporti di lavoro conferma che a crescere sono soprattutto i lavori autonomi e quelli a tempo determinato, precari dunque, mentre calano quelli fissi. Dicevamo che la disoccupazione generale è stabile all'11,2% e, come sottolinea l'Istat, dopo i livelli massimi della fine del 2014, ora è tornata sui livelli della seconda metà del 2012. A non migliorare invece è la situazione lavorativa dei giovani italiani, situazione che resta drammatica. Ad aprile la disoccupazione in un solo mese è salita di oltre mezzo punto percentuale, arrivando al 33,1% ad aprile rispetto a marzo. Ben 13 i punti percentuali da recuperare per tornare agli anni pre-crisi. Si riduce invece la percentuale degli inattivi, cioè di coloro che abbandonano l'inerzia e con maggiore fiducia si rimettono a cercare un lavoro. L'altro dato che arriva dall'Istat riguarda l'inflazione, che a maggio ha fatto un vero salto. In un mese è cresciuta di quasi mezzo punto, raggiungendo sull'anno l'1,1%. A portarla su sono i prezzi dei beni alimentari e la benzina. Impennata del costo della vita che si registra anche nei paesi dell'euro. A maggio è all'1,9%, dall'1,2% di aprile, quasi un soffio dall'obiettivo della BCE, quel 2% tanto cercato in questi anni di bassa inflazione e che è alla base della politica monetaria espansiva di Draghi. Sappiamo che in questi giorni sono state tante le esternazioni arrivate dall'Europa in merito alla situazione politica italiana, ma oggi arriva un'altra frenata da parte della Commissione europea a questo tipo di intromissioni. Parole importanti sono state dette proprio da Pierre Moscovici, il commissario europeo all'economia, agli affari economici. Il processo democratico in Italia è ancora in corso, ha detto Moscovici, vedremo quando e a cosa arriverà. Nel frattempo è inammissibile speculare e ancor più interferire. Sono gli italiani che decideranno del loro destino. Come Commissione siamo pronti a lavorare con i nuovi interlocutori a partire dal momento della loro entrata in carica, come con tutti i governi europei. Ci sono frustrazioni e collera, dobbiamo ascoltarle. È evidente che quanto succede in Italia ha un'importanza per l'Unione Europea, l'Eurozona e il mondo intero.
Insomma, una discreta virata rispetto a chi si era spinto a dire che le perdite sul mercato avrebbero insegnato qualcosa agli italiani, mercato che comunque è sempre molto attento agli avvenimenti con le sue aspettative e soprattutto con i suoi interessi. Oggi sembra proprio che Piazza Affari si tiri l'aria di un'attesa, lo spread continua a salire e a scendere ma si mantiene al di sotto dei 250 punti. Borse europee, Piazza Affari compresa, per ora in positivo. Acquisti sul settore bancario, che aveva particolarmente sofferto nei giorni scorsi. Spread che si mantiene in zona relativamente tranquilla, in leggero calo rispetto a ieri. È la fotografia di questa ennesima mattinata di attesa, con gli occhi dei mercati puntati innanzitutto sul Quirinale. Ma ci sono altri poli di attenzione. Un faro resta acceso sicuramente sulla Casa Bianca di Donald Trump. A mezzanotte scade il periodo di tregua concesso dal presidente americano all'Unione Europea. Da domani anche per l'acciaio e l'alluminio made in UE, come già accaduto per quelli cinesi, dovrebbero scattare i dazi rispettivamente del 25 e del 10%. Un paio di mesi di trattative, gli ultimi scampoli ieri sera a Parigi tra il responsabile americano per il commercio estero Wilbur Ross e il ministro francese dell'economia Le Maire, non sono a quanto pare serviti a trovare una soluzione. Anzi, il clima si è fatto pesante tra le due sponde dell'Atlantico, misure che sarebbero ingiustificate, ingiustificabili e pericolose, ha detto Le Maire, e alle quali l'Unione non potrebbe assistere senza reagire. Focus quindi anche su Bruxelles, da dove si attendono appunto reazioni appena Trump avrà dato l'annuncio ufficiale. Bruxelles che intanto lancia una proposta che non potrà che suscitare interesse anche e forse soprattutto a Roma, pronti a concedere fino a 30 miliardi di prestiti garantiti dal bilancio dell'UE agli Stati membri che siano colpiti da forti shock finanziari, soldi destinati a investimenti pubblici che sostengano la crescita e l'occupazione, ma a condizione, specifica la Commissione europea, di mettere in piedi solide politiche macroeconomiche e finanziarie. Vedremo. E intanto gli occhi del mondo sono puntati anche su Whistler, Canada, località finora nota per sci e snowboard, e da oggi sede dell'appuntamento annuale dei ministri delle finanze del G7, che saranno accompagnati dai governatori delle rispettive banche centrali. Sul tavolo dei delegati per l'Italia ci sarà Piercarlo Padoan, forse al suo ultimo appuntamento internazionale, ci sono appunto due temi che spiccano, i dazi americani e la situazione dell'Italia. Roma dovrebbe lavorare per risolvere l'attuale crisi politica restando nell'Eurozona, ha dichiarato martedì un alto funzionario del Tesoro degli Stati Uniti. Speculazioni, occhi della finanza che adesso guardano anche alla Spagna, la nostra vicina, dove la stabilità politica appare anche lontana. Infatti proprio oggi il Parlamento di Madrid sta discutendo su una mozione di sfiducia presentata dai socialisti contro Mariano Rajoy, il Premier, perché alcuni esponenti del suo partito popolare sono stati condannati per corruzione e gli vengono chieste le dimissioni. Esta moción, señorías, ustedes lo saben bien. Si dimetta, signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito. Così il leader socialista spagnolo Pedro Sánchez ha aperto questa mattina davanti ai deputati del Congresso a Madrid il dibattito che potrebbe portare alla sfiducia per il premier Mariano Rajoy già domani. Al suo posto salirebbe alla Moncada lo stesso Sánchez, è stato lui a presentare la mozione di sfiducia che potrebbe sancire la fine della carriera politica di Rajoy dopo la pesante condanna al processo Gürtel che ha portato alla luce un sistema di corruzione diretto dal faccendiere Correa con favori e tangenti in cambio di commesse ottenute da amministrazioni pubbliche guidate dal Partito Popolare. 351 in tutto gli anni di carcere per 29 dei 37 imputati. Si dimette e tutto finirà, potrà lasciare la presidenza del governo per sua decisione, il suo tempo è finito. Con queste parole Sánchez ha incalzato Rajoy, il quale chiaramente si è difeso. Ci sono stati corrotti nel Partito Popolare, è vero, ma non tutto il partito è corrotto, ha detto Rajoy, ricordando altri episodi simili che hanno coinvolto il Partito Socialista Spagnolo. Se non si è in condizione di dare lezioni è meglio stare zitti, è stata la risposta del premier spagnolo
ruolo alla richiesta di dimissioni avanzata da Sanchez. L'esito del voto finale previsto per domani è quanto mai incerto. A fare da ago della bilancia potrebbero essere i 5 deputati del Partito Nazionalista Basco, che fino ad ora non hanno dato alcuna indicazione. Se la sfiducia otterrà l'appoggio di almeno 176 deputati su 350, allora Rajoy cadrà e sarà sostituito automaticamente da Sanchez. Contrario a questo scenario è però Ciudadanos, finora alleato di Rajoy, ma che adesso ne chiede le dimissioni per andare al voto. Il leader della formazione di centrodestra Rivera negli ultimi mesi ha scalato i sondaggi e vorrebbe essere lui a prendere il posto di Rajoy. Una instabilità politica che, come accade in Italia, si riflette anche sui mercati, che in questi giorni hanno penalizzato Madrid, in attesa di vedere cosa accadrà domani. Per quanto riguarda i grandi scenari geopolitici, invece, ci si chiede se davvero il prossimo 12 giugno assisteremo alla stretta di mano storica tra Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore. Se questo dovesse avvenire sarebbe un passo davvero importante per la denuclearizzazione della penisola nordcoreana. Nel frattempo la Russia ha inviato Sergei Lavrov, il ministro degli esteri, che si è incontrato con Kim Jong-un e ha chiesto la diminuzione delle sanzioni per la Nord Corea. Partita doppia su campo unico nordcoreano. A Pyongyang il ministro degli esteri russo incontra Kim Jong-un e a New York invece il segretario di Stato americano riceve il braccio destro del leader comunista. Sergei Lavrov con i giornalisti nella capitale del regime è stato chiaro. A Mosca ci aspettiamo che la Corea del Nord tenga conto di tutti i fattori nel determinare la sua posizione nei prossimi colloqui con Washington, ha detto l'alter ego diplomatico di Putin. Un messaggio diretto del Cremlino che invita la prudenza nelle prossime mosse con gli americani. La Russia insomma aumenta la pressione in vista del vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un, al quale Lavrov oggi ha consegnato un messaggio personale di Putin. Oltreoceano invece il capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo ha cenato e discusso con l'ex capo dello spionaggio nordcoreano Kim Jong-chol, uno dei più alti funzionari del regime, attuale vicepresidente del Partito dei Lavoratori. Per le relazioni bilaterali è la visita di più alto livello da 18 anni, con il compito di salvare il programmato summit a Singapore del prossimo 12 giugno tra i presidenti. In realtà l'incontro a New York serve a prendere il tempo necessario per i funzionari governativi che nella penisola continuano a negoziare per confermare l'annunciato vertice storico. Le due delegazioni, guidate dall'ex ambasciatore americano a Seul e dalla viceministro degli esteri di Pyongyang, si sono già viste in segreto nel villaggio di Panjumon, al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, per lavorare sui dettagli del testo del possibile accordo. Oggi però, con l'iniziativa russa che rilancia il ruolo nella regione, i giochi potrebbero riaprirsi. Lavrov ha ufficialmente chiesto una progressiva rimozione delle sanzioni sulla Corea del Nord, chiarendo che la denuclearizzazione del paese, chiesta dall'America, non può essere immediata, ma solo realizzata passo dopo passo da tutte le parti coinvolte, che devono trovare compromessi in ogni passaggio. E come segno concreto dell'interesse del Cremlino, il ministro degli esteri russo ha invitato Kim Jong-un nel suo paese per una visita di Stato. Ora vediamo le immagini che ci arrivano dal Nicaragua, dove le manifestazioni che vedono fronteggiarsi oppositori e sostenitori del governo di Daniel Ortega sono terminate con nuove violenze che hanno causato almeno 3 morti e 34 feriti. La madre di tutte le marce convocata a Managua per solidarietà verso le 83 donne che hanno perso i loro figli nelle recenti proteste si è conclusa con una sparatoria nei pressi dell'Universidad Centroamericana. Secondo testimoni, la polizia avrebbe aperto fuoco per prima. Successivamente manifestanti di opposte fazioni hanno assaltato la sede di 2 televisioni critiche verso il governo lanciando potenti petardi. Scontri si sono verificati anche nel municipio di Chinandega, nel nord del paese. Ora siamo arrivati alle notizie sportive con la clamorosa notizia dell'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid. È stato lo stesso tecnico francese a darne l'annuncio a pochi giorni dalla conquista della sua terza Champions League consecutiva, conquistata alla guida delle Merengues. Zinedine Zidane ha detto basta, lascia il Real Madrid nel momento più bello dopo aver conquistato pochi giorni fa la vittoria della terza Champions consecutiva. L'unico allenatore a riuscirci dopo 878 giorni e la bellezza di 9 titoli vinti.
Un addio inatteso, annunciato in una conferenza stampa improvvisa con poche parole appena mezz'ora fa. Parole precise, come sempre stato nel suo stile. Non sarò più l'allenatore del Real, questo è il momento giusto per lasciare, giusto per me e per i giocatori dopo 3 anni bellissimi, ha detto Zizou, che ha anche aggiunto di aver avvertito il capitano Sergio Ramos della sua decisione. Gli ho detto che è stato un piacere allenare lui e gli altri giocatori del Real. A volere Zidane sulla panchina del Real è stato il presidente Florentino Perez, che ora siede al suo fianco e si rivolge a Zinedine come ad un figlio. Sono stato io a volerlo qui, è una persona a cui voglio bene. Quando ieri l'ho saputo, per me è stato un momento triste. Ho provato a convincerlo, ma devo rispettare la sua decisione. Quando Zidane arrivò sulla panchina del Real, il tempo di Benitez era appena finito. Era il gennaio 2016, si presentò dicendo ci metterò il cuore, fu accolto con scetticismo e dubbi, perché alle spalle aveva una retrocessione con il Castiglia, filiale del Real Madrid, e soprattutto quella domanda che ora suona quasi blasfema, ne sarà capace? La risposta ora è naturalmente scontata, il futuro di Zidane potrebbe essere sulla panchina della Francia dopo il Mondiale, ma per ora non voglio parlare di questo, non sto cercando altre squadre, le parole di Zidane. Era l'ultima notizia, io do la linea a TG Cronache con Caterina Bizzarri. In primo piano c'è l'arresto avvenuto all'Isola d'Elba del vice prefetto che avrebbe chiesto aiuto all''Ndrangheta anche per non pagare le tasse. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani. Naturalmente vi ricordo anche lo speciale del direttore Enrico Mentana sulla situazione politica a partire dalle 16:20 e poi naturalmente anche il telegiornale. Grazie ancora. Arrivederci.